mio percorso alpinistico è stato guidato da mio papà, perché ho avuto la fortuna di avere mio papà che aveva questa passione per la montagna e per l'arrampicata. Ho iniziato a 12-13 anni, all'inizio andavo sempre da secondo, non mi sentivo tanto portato per la montagna, per l'arrampicata. Poi pian piano sono migliorato, forse guardandomi indietro ho capito che ero diventato un alpinista quando insieme a mio papà abbiamo salito la via attraverso il Pesce in Marmolada. Quella lì è stato un po' un momento importantissimo per me, un momento in cui mi sono guardato indietro e ho detto: cavolo, sono arrivato fino a qui, adesso sono un alpinista. A chi si iscrive al primo corso in palestra posso consigliare di fare tanta più esperienza che può sulla roccia, perché la palestra è un bellissimo mezzo, è utilissimo perché si può andare in palestra anche finito il lavoro d'inverno, quindi anche con 2 ore uno si può allenare, ma poi quando si va su roccia, quando si va in montagna è tutto diverso, quindi dedicare quanto più tempo possibile a fare salite su roccia e possibilmente in montagna, quindi chilometri e chilometri in verticale, non guardare la difficoltà ma guardare in questo caso anche tanto la quantità, perché la quantità significa esperienza, cioè se io in un'estate faccio 30 salite sono 30 esperienze diverse che ti arricchiscono tanto, se ne faccio 3 ovviamente ho molta meno esperienza poi da mettere in pratica in futuro, e quindi io quello che consiglio è proprio di andare quanto più si può, ognuno in base ai suoi impegni, al suo tempo a disposizione, dedicarlo per quello che può alla montagna, all'arrampicata su roccia.